Salve a tutti ragazzi, io sono Pepperuzorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario Sunshine. Oggi ragazzi volevo fare altri soli custodi, chiaramente volevo andare un pochino al giro tra i mondi. Non so se l'abbiamo sbloccato un altro ragazzi di mondo, no, l'ultimo che abbiamo sbloccato mi sembra che era la baia dei Nochi. Non ci voglio ritornare lì però ragazzi, volevo fare un altro livello dei colli ariosi, dato che è da tantissimo tempo che non ci andiamo. Però ragazzi, prima di andare appunto nei colli ariosi per fare un altro livello, volevo salutare un mio amico ragazzi, un mio grandissimo tra l'altro fan, che si chiama Limit, Limit Roar, comunque Limit. Lo saluto, ti ringrazio per tutto quello che fai per me e niente, possiamo continuare adesso il gioco, l'avventura e tutto ciò che ci spetta a noi altri. Perfetto ragazzi, allora andiamo nei colli ariosi, ci avviciniamo alla M di Marietto ed entriamo nel mondetto. Vediamo un pochino cosa succede, vediamo un pochino poco. Allora, colli ariosi, il mistero del lago inquinato, episodio 6. Questo ragazzi è il primo, anzi chiaramente l'unico mistero che facciamo, anzi no, è il secondo mistero dei colli ariosi questo, se non mi sbaglio. Sì, questo è il secondo mistero dei colli ariosi, ragazzi. Quindi, ragazzi, allora, dobbiamo andare nel lago inquinato, ovvero in quella grotticina lì. Infatti, ragazzi, come vedete, tutto il lago è inquinato. E c'è tipo una discarica, tipo la fabbrica di Springfield, quella lì di Homer, appunto, che fa diventare i pesci con tre occhi. Proprio quella, ragazzi, intendo. Puliamo questo palmenza, ragazzi, con il gettino d'acqua. Vediamo un pochino cosa succede. Vediamo un po' se ci dà la monetina. E dai, dacci la moneta blu, dacci la moneta blu, vaffanculo proprio a tu. Ok ragazzi, allora non so se ce l'avevo già data la moneta blu, non lo so, non me lo ricordo assolutamente. Comunque, allora andiamo da qualche parte, vediamo un pochino dove possiamo andare. Sì, ecco, allora andiamo di qua, andiamo verso il lago ragazzi, vediamo un pochino dove, eccolo qua il laghetto. Come vedete questo è il laghetto inquinato, bellino, eh. Se ci andate addosso ragazzi sarà come il lago inquinato della Baia dei Nochi, ovvero praticamente perderete vite, niente di più, niente di meno. Qui possiamo prendere sotto la moneta blu. Vediamo un pochino se ci riesce. Allora, dobbiamo scendere qui di sotto. Che cazzo, per fortuna siamo cascati qui nella corda, altrimenti davvero era un casino pazzesco. Allora, andiamo qui sopra la corda, ragazzi. Vi spiego un attimino come si fa. Fate un saltino, poi un altro saltino e vedrete, ragazzi, che va aggrappate. E poi, chiaramente, prendete la moneta blu in questo modo. Salviamo e continuiamo. E prendiamo anche quest'ottava moneta blu. Poi, successivamente, vi lasciate andare ed andate in questa piattaformina qui, oppure nella corda. Insomma, fate un pochino come vi pare. Adesso cosa fate? Fate un salto qui, un altro salto qui e ritornate nel ponte, bellini comodi. Ok, allora vediamo un pochino come possiamo andare nel lago inquinato, ragazzi. Vediamo un pochino, pochino, poco. Come dico sempre io, se il lago inquinato è lì, non so se lo vedete, chiaramente la grotta, la fonte da dove deriva tutta l'inquinazione del lago. E l'inquinamento, ragazzi, lo so che si dice così, vi prendo sempre per il culo, non vi preoccupate. Allora, dobbiamo fare in modo, di raggiungere quei tronchi lì, per poi andare lì sopra e poi chiaramente proseguire nel livello. Come vedete, lì c'è anche un potenziamento particolare. E sarà il potenziamento, un altro potenziamento chiaramente dello spruzzo plan, no, dello spruzzo plan, scusate, dello Splack 3000. Quello grigio però, se non mi sbaglio, noi non l'abbiamo mai preso. Per cui ragazzi, allora, farei così io, farei una specie di saltino in questo modo e poi andrei con lo spruzzo plano fino al tronchetto che dovrebbe essere questo. Perfetto, ok, allora, no, no, non mi fare questo, non mi fare questo, non mi fare questo. Sali, merda, ok, ci siamo. No, 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 no. Oh, allora, siamo messi davvero male, raga. Vediamo un pochino se possiamo fare così. E dai, dai, arrivaci, grande. E vediamo un pochino così, tac. Ah, è vero, possiamo. Ho ottenuto spruzzo turbo. Tieni premuto R per correre come un lampo. Perfetto, ragazzi, salviamo e continuiamo. Ok, sopra questa melmina qui, stranamente, cioè, è ovvio, ragazzi, la melma più l'acqua ci facciamo male, mentre se stiamo solo sulla melma non ci facciamo male, ragazzi, è una cosa impressionante. Va bene. Comunque, entriamo nella grotta, perché dovremo entrare lì dentro, e chiaramente Mario Ombra ci ruberà lo Splatter 1000 e dovremo fare un livello vintage, che non dovrebbe essere tanto facile, ragazzi, quindi state molto attenti, seguitemi bene. Guardate là, ragazzi. Ok. Allora, chiaramente ci sono queste piattaforme blu e queste piattaforme rosse. Dovrete attendere che le piattaforme rosse si girano, perché prima si girano quelle blu e poi si girano quelle rosse. Quindi state davvero molto attentuoli.
Andate qui e andate qui. Non è niente di così difficile. Questo app, ragazzi, lo dovete prendere per forza, perché, ragazzi, vi salverà la vita in molti casi. Più avanti il livello si farà davvero molto più difficile, quindi dovete prenderlo per forza l'app, ve lo dico per il vostro bene, per davvero. Qui fate un saltino a parete, come avete visto. Qui state molto attenti, perché chiaramente girerà, come state vedendo. Girerà in tutte le direzioni e poi potete fare... A così potete fare... Ok, ci siamo. Sempre questi saltini a pareti particolari. Qui chiaramente una stronzata, ragazzi, in mano. Basta che fate così. E poi, allora, qui state davvero molto molto attenti. È come prima, solo che si gira anche nell'asse X, Z, Y, Z, X, Y, Z, in tutti gli assi praticamente. Fa una rotazione davvero completa, per cui dovete stare molto attenti. Non dico che sia più difficile, perché io mi ci trovo meglio, quando questo cubo fa una rotazione completa. Però sempre questione appunto di gusti. Ok, allora, qui aspettiamo che la piattaforma rossa venga qui. Saltiamo qui. Poi saltiamo qui. Poi saltiamo qui. Oh shit, poi dobbiamo saltare di qua. Poi dobbiamo risaltare di qua. Poi dobbiamo risaltare di qua. Poi dovete risaltare di qua. Poi dovete saltare di qua. Poi dovete saltare di qua. Poi dovete risaltare di qua. Poi dovete risaltare di qua. E poi cazzo saltate di qua. Oddio no. Sì. Sì, 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 non lo so come cazzo ce l'ho fatta, ragazzi, un attimo, metto in pausa. Non so come ce l'ho fatta, non so come ce l'ho fatta. Guardate, allora, ho avuto una botta di culo, davvero detto volgarmente, incredibile. Lì dovete metterci tutto il tempo che volete, ma basta che ci mettete tempo. Non fate le cose in fretta, altrimenti cadrete di sotto. Allora, questo livello non era... troppo facile, comunque. Quindi se morite è logico, ragazzi, che moriate. Andiamo, le prime volte è logico. Però ci sono già due app che vi possono chiaramente salvare la vita, tra virgolette. Almeno non andate in game over. Però, ragazzi, insomma, state molto attenti a questo livello, perché è parecchio, parecchio difficile. Ok, allora, salva e continua. Oddio, parecchio difficile no. Ci sono dei livelli vintage ancora più difficili. Però, insomma, state molto attenti anche a questo. Perfetto, allora un altro livello dei colli ariosi noi l'abbiamo fatto. E possiamo vedere un attimino dove andare. Io andrei non nel Porto Giocondo, ma in Girasollandia. Oppure andrei da quest'altra parte, ragazzi. Non mi ricordo come si chiama, ma in quest'altra area che troviamo di qua. Ed andiamo in quest'altra area. In quest'altra area che non mi ricordo, ragazzi, come cazzo si chiama. Però va bene uguale, ok. Allora, centriamo, vediamo un pochino cosa succede. Episodio numero 3 o 4, non me lo ricordo. Comunque, Lido Raggiante, ecco, mi scordo sempre. Episodio 4, la nascita dell'uccello di sabbia. Dai, ragazzi, non pensate male. Andiamo, madonna, quando vi si dice uccello, maia, ragazzi, è bruttissimo. Ok, allora, una cosa. Come vedete, l'uovo dell'uccello che conteneva l'uccello di sabbia si è schiuso. E cosa succederà mai, ragazzi? È un po' un casino, perché questo livello, ve lo devo dire, che è abbastanza difficile. Almeno io me lo ricordo difficile. Poi, se mi riesce al primo colpo, non mi infamate dicendo: ma come, avevi detto che era difficile? T'è riuscito al primo colpo? Quando l'ho fatto, ragazzi, per la prima volta, vi dico... con sincerità, non mi è riuscito al primo colpo. Ci ho provato all'incirca 5 volte prima di potermelo far riuscire, possiamo dire in questo modo. Però state attenti, perché è davvero difficile per me. È davvero difficile. Ok, allora, dobbiamo salire qui sopra innanzitutto. Oh cazzo di Buddha, dobbiamo salire qui sopra. Potete far crescere la sabbia, la pianta, qualsiasi cosa, ragazzi, basta che salite qui sopra. Allora, andate qui sopra, vediamo un pochino se troviamo qualche palmenze, qualche ragazzino. Dovremmo trovare un ragazzino, ragazzi, vediamo un pochino, ecco sì. Il ragazzino con la madre, dovrebbe essere questo, vediamo un pochino che ci dicono. Certo, anch'io ero un monello da bambino, invece ora mi trovo a gridare, state buoni. E questo ragazzino, vediamo un pochino che dice, vediamo un po'. E dai, no, non voglio parlare con te, accidenta. Forse non si parla, ragazzi, con il ragazzino, è molto timido, si vede. Perfetto, allora, con questo sì, però. Voglio scivolare e cadere su quella piattaforma laggiù. Forse da qui riesco a rimbalzare dritto in quel buco. Infatti, ragazzi, questo ragazzino ci ha dato un suggerimento davvero molto importante, perché noi dovremo fare proprio la stessa cosa che ci ha detto lui, ovvero scivolare da qui, saltare in quel trampolino ed andare direttamente in quel buco. Non mi ricordo se è difficile o facile, comunque noi ci proviamo, facciamo molto prima. Saltiamo così, bam, ed andiamo in questo buchino qui. Non è niente di poco così difficile, ragazzi.
Cosa succederà in questo momento? Vedrete un attimino, perché non è molto facile, raga. Allora, ci troviamo sopra questo uccello di sabbia. La cosa che dovremo fare noi è prendere tutte le monete rosse. E chiaramente dovete stare molto attenti, perché appena saltate su questo uccello di sabbia, il vento c'è caso che vi porterà alla deriva, possiamo dire in questo modo. E dovete stare molto attenti, dovete prendere cautamente questi nelle ali. C'è anche una moneta blu, magari se ce la faccio la prendo. Tipo così. No, merda puttana, vabbè ormai non la prendo più. Magari rifaccio il livello un'altra volta. Comunque prendiamo la quinta moneta. State attenti, perché quando fa così vuol dire solo una cosa. Intanto prendiamo questa moneta blu definitivamente. E siamo cascati di sotto per prenderla. Good! Se volete proprio prendere la moneta blu, ragazzi, cercate di prendere anche quella. Però non è tanto facile. Ecco, vi dico solo questo. Ok, allora abbiamo preso questo. L'uccello di sabbia sta salendo in cima alla torre. Occhio a non cadere. Dobbiamo, ragazzi, stare in bilico sull'uccello di sabbia finché appunto non arriva sopra la torre. Andiamo piano piano sulla testolina. Oh cazzo, ragazzi, no 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 no, si sta girando. Quando fa questi versi del cavolo vuol dire che si sta girando. Come facciamo, ragazzi? Chiaramente dobbiamo andare di qua. Ah, ma c'ho lo splack, è vero, che idiota, non l'ho usato. Ragazzi, io c'avevo lo splack, pensavo di essere in un livello vintage, cioè pensate un po'. Comunque ve l'ho detto che non è semplice, eh. Allora, rifacciamo, ripetiamo tutto e vediamo un pochino cosa succede. Aspettiamo qui, avessimo a prendere la monetina. Perfetto, ragazzi, quando si muove vi consiglio di stare qui, perché lui si rigirerà e dovete andargli sul dorso. Capite? Così. Poi, almeno credo, si rigirerà di nuovo. Ma quante cacchio di monete blu ci sono qui? Fatemi capire bene. Ok, e adesso prendiamoli l'ultima, almeno credo, sulla coda. 7. Ah no, ce ne manca un'altra, merda. Dov'è quell'altra? È sul dorso? Ah no, ragazzi, l'ultima è qui. Quindi da qui potete fare un salto per raggiungere questo punto qui. Come vedete, il sole custode chiaramente ritornerà qui, non andrà sopra l'uccello, robe simili. Le cose difficili qui sono prendere le monete blu, perché ce ne sono davvero un fottio. Non credo che sia solo quella. Penso che ce ne siano altre più giù, almeno credo che tutte queste nuvole siano proprio cosparse di queste monete blu. Quindi non ce la faccio a prenderle tutte, chiaramente le prenderò in un'altra volta, in un altro video. Perfetto, allora, recuperiamo il sole custode. Splendido, 24. E il 24esimo sole custode abbiamo preso. Salve e continua. Ok, ragazzi, risiamo a Delfinia. Vediamo un pochino se stavolta possiamo prendere qualche stella segreta qui a Delfinia. Vediamo un attimino, se possiamo fare qualcosina di particolare, di buono. Allora, vediamo un po'. Io vorrei nuotare fino a quell'isolina lì. Anzi, prima di fare ciò, vorrei provare a vedere se ho sbloccato qualche potenziamento dello Splack 3000. Sul serio, vediamo un po', Allora, aggiriamo questo punto ed andiamo quindi nella fontana. Però non vedo nessun potenziamento nuovo. Perfetto, allora niente, ragazzi. Niente di niente di niente di niente di niente. Possiamo provare ad andare allora di nuovo al Porto Giocondo oppure a Girasollandia. Io andrei, ragazzi, a Girasollandia perché mi ispira di più oggi. Ok, allora saliamo sul cannone, 1, 2, 3, bam, e ci sparano lì, bene. Girasollandia, episodio 5. Ruota panoramica fuori controllo. Questo, ragazzi, è un altro livello che non si capisce bene se è difficile o facile, cioè un pochino strano. Ecco, uno dei livelli da arrampicamenti dove devi arrampicarti su quelle retine, avete capito, insomma, un pochino strano. Ecco, vi dice il gioco dove dobbiamo andare. Anzi, non ve lo dice, stavolta non ve lo dice, ma dobbiamo scoprirlo da noi. Ok, perfetto, tanto io lo so, ragazzi, quindi ve lo dico volentieri. Perfetto, ragazzi, entriamo nella porta, chiaramente cambierà totalmente ambientazione. Ah, da qui ve lo dice, ecco, bene, da qui ve lo dice. Allora, come vedete, c'è un robo elettrostatico che alimenta di elettricità la ruota panoramica, facendola chiaramente andare più veloce e quindi facendola andare totalmente fuori controllo. Ciò è molto pericoloso, quindi dobbiamo molto stare attenti. Allora, vediamo un pochino se riusciamo a spruzzare queste M senza che questo guscio di questo cretino appunto ci uccida. Ok, una bella monetina blu, salviamo e continuiamo. Ce ne dovrebbe essere un'altra qui, ragazzi, questa Xina qui. Perfetto, ragazzi, dall'altra parte del mondo è spuntata un'altra moneta, accidenta a lui e chi è? Comunque dovrebbe essere lì, almeno la vedo, credo. Eccola, l'ho vista. Perfetto, abbiamo ottenuto una moneta blu. Salve e continua. Allora, ne abbiamo 10, quindi un altro sole custode. Appena torniamo a casa, a Delfini, anzi non a casa, lo prendiamo immediatamente. Allora, però, passiamo al livello vero e proprio. Allora, dobbiamo, ragazzi, andare innanzitutto vicino alla ruota panoramica, perché chiaramente il livello tratta di quello. Poi, successivamente, dobbiamo, insomma, andarci da dietro, almeno mi sembra. Almeno, per quanto mi ricordi, appunto,
dobbiamo andarci da dietro. Allora facciamo un saltino così. Poi ecco sì, ci andiamo da dietro. Vediamo un pochino, parliamo con la signora, vediamo un po' che ci dice. Gli elettrocupa non hanno buone intenzioni. Non puoi toglierci di ritorno con il tuo spruzzo. Certo che sì, non ti preoccupare signora, ci penso io. All'elettrocupa gli farò un'offerta che non potrà rifiutare. Allora ragazzi, arrampichiamoci sopra questa rete. Dovremmo poi, almeno credo, ritornare qui indietro. E porca puttana, cosa succede? Innanzitutto ragazzi, dovremmo spruzzare questi cosi, queste piattaforme qui, per farle ribaltare, come vedrete adesso. Come vedete si ribaltano se le spruzzate. Ok ragazzi, una volta che le avrete ribaltate tutte, andiamo di qua e fate lo stesso lavoro. Anche con questa chiaramente, se me la fa attivare, non ci vedo più un cazzo, perfetto. Poi dovrete passare di qua. Allora vediamo un po', mettiamo lo spruzzo flamino. Dovrete ragazzi passare di qua. No, non ci posso credere. Ok ragazzi, allora no, scusate, dovrete andare di su, poi fate lo schianto a terra in questo modo. Poi premete il pulsante chiaramente per cambiarvi di postazione e vi arrampicate qui sopra. Una volta che vi sarete arrampicati qui sopra ragazzi, dovete stare molto attenti a questi cosini qui. Almeno credo che dovreste stare molto attenti a questi cosini qui, spero. Ah no, forse no, prima di ciò vi riarrampicate di qua, premete il pulsantino, poi saltate. Premete di nuovo il pulsante. L'ho detto ragazzi, oggi stiamo facendo dei livelli che non sono facilissimi, quindi state molto molto allerta. Allora, quando andrete di qua, vi do un consiglio. Prima di arrampicarvi dall'altra parte, porca puttana, questo muro, arrampicatevi da questa parte qui. Successivamente ragazzi, una volta che raggiungete questi cosi, ecco, state attenti, aspettate un attimo qua. Una volta che raggiungete questi elettrocupa, gli date un bello schiaffone. Perfetto raga. Ora ragazzi, potete fare lo schianto a terra. Potete premere il pulsantino qui che vi rigiri e potete continuare tranquillamente. Qui ragazzi potrete fare così, spruzzare. State attenti, muovetevi. Oh, che vogliono questi. Potrete fare ragazzi anche in questo modo. Adesso ve lo faccio vedere bene. Allora scendete di giù, aspettate che questi cosi si siano ricosati, ecco fatto. E potete salire di qua. Una volta ragazzi che siete saliti di qua, ciò che dovete fare è davvero semplice, ovvero dovete distruggere questi qui. Ce ne sono due se non mi sbaglio, infatti. Bam, adesso ritornate indietro. È un pochino difficile la cosa, lo so. Penso che mi ci vorrà un'eternità a montare questo video, ragazzi. Cioè, da quante piccolezze praticamente, da quanti dettagli stiamo affrontando, raga, una cosa impressionante. Allora, vediamo un pochino però come facciamo ad arrivare lì sopra. Allora, vi dovete arrampicare qui, chiaramente. Dovete premere il pulsante giusto, almeno penso che sia questo. No, non è questo, allora dovrebbe essere... Qual è? Questo? Sì, è quello lì, perfetto, ok. Vi arrampicate sopra la corda e fate un saltino. Due saltini, anzi. Successivamente andate qui, premete il pulsante giusto e... BAM! Ciao ciao, elettrocupa! Perfetto ragazzi, ed in questo modo avrete liberato la ruota panoramica. Lui che sarà mangiato il sole custode, appunto, l'avete eliminato. Possiamo riprendere così il controllo della ruota panoramica. Come vedete infatti adesso va piano. E possiamo prendere il sole custode. Allora vediamo un pochino come però facciamo a raggiungere il sole custode. Io vi consiglio di andare di sotto. Non, ora troppo sotto, mi sa che siamo andati. Accidenta la schifa. Possiamo fare così, tipo un trick shot fenomenale. Perfetto ragazzi, allora possiamo montare sopra la ruota panoramica tramite questo trick shot che ho appena fatto, wow. E poi possiamo andare a prendere comodamente il sole custode che è lì sopra. Quindi aspettiamo un attimo che arrivi proprio in cima e andiamo sopra questa piattaformina qui. E bam! Anche il trentesimo, no sì, magari il trentesimo, il venticinquesimo sole custode l'abbiamo preso ragazzi. Ok, splendido. Salviamo il gioco chiaramente. E quindi ragazzi, ritorniamo a Delfinia e vediamo Mario Ombra con un gadget dello spruzzo plano. Sì, ma che dico dello spruzzo plano? Scusate ragazzi, dello Splat 3000. E come vedete, come avete visto, l'inquadratura praticamente va in quella specie di posto che adesso vi faccio vedere meglio perché non lo so descrivere a parole. Comunque allora, vediamo un attimino tra l'altro dove si trova Mario Ombra, perché lo dobbiamo per forza prendere. Allora, l'uovo di Yoshi ragazzi, se lo cercate è sempre lì sopra quel tetto, come vedete. Successivamente ragazzi, allora vi faccio vedere l'inquadratura cosa ha inquadrato. Ha inquadrato questo.
Questo ragazzi è inquadrato. Quindi il gadget che ha Mario Ombra in mano c'entra qualcosa con questo. Andiamo un attimo a vedere di cosa si tratta però. Allora inseguiamolo, chiaramente lo dobbiamo spruzzare di acqua. Farà molti salti, per cui sarà un pochino più difficile delle altre volte. No, in realtà vi prenderà solo per il culo, dato che scenderà subito poi. Oh, però è bravino, eh. Vi immaginate ragazzi, prende Yoshi? Aia, mi ha fatto anche male. Se ci è andato addosso ragazzi vi fa male questo pezzo di merda. Basta che continuate a spruzzare dell'acqua e lui chiaramente sarà contento, perché lo bagnerete tutto. E lui è una scolaretta praticamente, una scolaretta entai, tipo quella di manga, capite? Capite all'incirca quello, lui è Mario Ombretta, insomma, che vuole sfruttare addosso a tutti. Perfetto, allora, evitando cazzate l'abbiamo presa, avrei fatto accelerazione al razzo. Quindi ragazzi, abbiamo sbloccato lo spruzzo turbo. Tieni premuto R per correre come un lampo, salva e continua. I gadget dello Splat 3000 praticamente si sostituiscono allo spruzzo plano, quindi voi avrete contemporaneamente lo spruzzo e lo spruzzo plano, oppure lo spruzzo turbo, oppure lo spruzzo razzo, capite? In questo modo, ok. Allora, questo è lo spruzzo turbo, non l'abbiamo mai provato, e funziona così. Potete correre velocissimi, potete anche saltare, chiaramente se vi andate addosso a qualche cosa sono cazzi vostri, potete saltare anche mentre saltate, potete correre anche sull'acqua, stile Flash negli Incredibili. È una cosa infatti fantastica ragazzi. Cosa c'entra quella cosa che ci ha fatto appunto vedere prima quell'inquadratura? Se ci è andata addosso ragazzi. Porca puttana, accidenti. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Se ci è andata addosso ragazzi, oh, bam, la aprirete, sfonderete la porta e potete prendere un sole custode dei delfini a segreto chiaramente. E prendiamo anche un altro sole custode, il 26esimo ragazzi. Poi prendiamo anche il 27esimo consegnandogli quei dei 10 monete blu. Quindi davvero una cosa impressionante oggi. Ok, allora, come vedete lo spruzzo plano si è sostituito allo spruzzo turbo. Basta che fate così e ragazzi lo potete riprendere davvero comodamente. Allora andiamo dai Prucioni per farci consegnare appunto il sole custode in cambio delle 10 monetine. Parliamoci, chiaramente vi diranno sempre la stessa cosa. Sì, sì, continuiamo ad affare 10 monete blu, un sole custode, certo che sì, perfetto, ok, ciao ciao. E anche il 27esimo sole custode l'abbiamo preso, perfetto ragazzi, fantastico, fenomenale, splendido. Siamo già a quota 5 se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, sì, siamo già a quota 5 sulle custodi presi oggi. Per cui, ragazzi, possiamo prendere anche il sesto. Non andiamo da nessuna parte, ma riprendiamo lo spruzzo plano. Adesso vi faccio vedere perché. Anzi, lo spruzzo plano. Allora, andiamo nel mare, via mare, perché facciamo molto, molto più in fretta. Allora, come vedete, lì c'è una porta simile a quella che avevamo visto l'altra volta. E potremo prendere, non so se c'è un solo custode o una moneta blu. Sì, c'è solo una moneta blu, purtroppo. Vabbè, dai, non importa. Quel che fatto è fatto ormai. Ok, allora, pensavo di poter prendere un altro sole custode, invece evidentemente mi sbagliavo. Comunque, se andiamo di qua noi, di sicuro qualcosina la potremmo fare. Vediamo un pochino cosa. Allora, sentiamo un pochino cosa ha da dirci questo cretino qui, questo palmense. Ho fatto un naufragio 3 anni fa e da allora vivo su quest'isola. Vorrei andarmene, ma non so notare. Che tristezza, vero? Porca puttana, voglia, che tristezza. Prendiamo quest'app. Poi, se mi riesce chiaramente a raggiungerlo. E poi ragazzi, c'è tutta questa robaccia sopra il tubo che credo che possiamo eliminare. Eh no ragazzi, purtroppo non la possiamo eliminare, non so come fare qui. Qui ragazzi possiamo anche entrare nella stazione di polizia se non sbaglio, ma è un altro mondo? Mi sa che è un altro mondo ragazzi. Sapete che non ci sono mai entrato qui dentro? Proviamo un po'.